Sì, saluto a te, i nostri telespettatori. Per il segno dell'Ariete, devo dire che questa è una giornata migliore rispetto alle precedenti, perché quantomeno non avete più questo disturbo della Luna, no? Che ha portato anche dei contrasti con le persone che vi circondano, con il vostro partner, con i vostri familiari, i colleghi di lavoro. Insomma, si preannuncia una giornata un po' più tranquilla, in cui riuscirete a riordinare anche le idee, perché negli ultimi giorni ci sono stati degli avvenimenti che in qualche modo hanno mandato all'aria i vostri piani, i piani sul lavoro per esempio, ma anche qualcosa che riguarda la vostra famiglia, la vita di coppia. Adesso questa luna diventa analitica nel segno dello Scorpione e vi permette anche di studiare delle strategie da mettere in pratica in questa giornata e nei prossimi giorni per arrivare a raggiungere un risultato. E poi questa è una giornata anche di vigilia, se vogliamo, no? Perché il Sole sta per cambiare segno, quindi sta per spostarsi dal segno del Toro al segno dei Gemelli, e qualcuno di voi nati nella prima decade in particolare sentono già questa nuova energia del Sole, si sentono più comunicativi, più pronti anche al confronto con il mondo circostante, mentre ultimamente siete stati piuttosto conservativi, pensavate a gestire i vostri affari. Nei prossimi giorni tenderete ad aprirvi di più e soprattutto avrete modo di fare anche delle nuove amicizie e di migliorare i vostri rapporti sociali.